tifosi amanti del grande calcio, benvenuti al match che sta per avere inizio in uno degli stadi più belli del mondo, l'Old Trafford di Manchester. Comincia dunque la gara. Pallone intercettato senza problemi. Dybala. Lo vede. Palla interessante nello spazio. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Bandierina dell'assistente che si è alzata per segnalare la posizione di offside, chiamata al limite. Fuori gioco che se c'era era davvero di pochissimo. Pallone perso. È in buona posizione. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Interviene e spazza via. Aumenta l'intensità del pressing. Ancora Petit. Sanetti col pallone. Palla buona per CR7. Dybala. De Gea, ma non è finita. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Attenzione a Dybala qui. Efficace l'intervento del portiere che salva. Sceglie il tocco corto. Dybala. Colpito il pallone dal difensore. Hanno un'altra chance da calcio d'angolo. La tocca al compagno. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Occhio nel mezzo. Tiene palla in attesa che si... Opportunità! Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Regalano palla agli avversari. Sessou Zidane. Jordi Alba. Palla per Sanetti. Paolo Dybala. Ci sono metri a disposizione. Lettura perfetta e palla recuperata. Palla persa. Sanetti. Avanza Petit. Sanetti col pallone. Dybala. Mantengono il possesso. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Ed entra in rete! Gol! C'è stato il tocco del portiere, non abbastanza evidentemente per evitare il gol. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Pallone gestito da Gerrard. Buona qui la lettura del difensore. Attenzione a CR7. A metri. Parata splendida qui del portiere. Ha evitato un gol sicuro. Sceglie l'appoggio. Dybala. De Gea. Palla. E il pallone entra. Non sbaglia Petit. Ne ha fatti diversi di gol in carriera, il più importante sicuramente quello con la maglia della Francia, che ha chiuso la finale dei mondiali contro il Brasile a Saint-Denis nel 98. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Apre il gioco. Risolve Petit. Zizou, bravo nel saltare l'uomo. Arbitro che... Palla profonda di Zidane. Tutto fermo. C'è la chiamata. Fuori gioco di Cristiano Ronaldo. Pallone gestito da Gerrard. Prova la conclusione Cristiano. Rete! Splendida rete! Un vantaggio che a questo punto sta diventando imbarazzante. Sì, chiedo se a questo punto decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze o se continueranno a spingere. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte.
È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa, in merito a tutti gli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. La mancata reazione dal possesso palla prolungato degli avversari sta irritando i tifosi, chiaramente insoddisfatti dell'atteggiamento troppo passivo dei loro giocatori. Devono fare qualcosa se vogliono riaprire il match. Baresi spazza via. La gioca su Petit. Dybala. Pallone perso. Dybala, CR7, gran pallone di Cristiano, ha scelto le maniere forti, attenzione può arrivare il rosso, e arriva il rosso inevitabile. Eh sì, ultimo uomo, che era occasione da gol, l'arbitro non poteva fare altrimenti. Portiere che blocca senza problemi. Pallone invitante. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Il portiere ci arriva. Sceglie il tocco corto. La rimette in mezzo. Non ha inquadrato il bersaglio per un niente. Beh, questa era un'occasione da sfruttare. Non ci sono altre parole. Ha provato a piazzarla, sì, ma forse avrebbe fatto meglio a calciare di potenza. Ottima occasione. Prova a sorprenderlo. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Zidane in porta. Palo e non è finita, attenzione. Respinta col corpo. Palo, attenzione, non è finita. Gol solo rimandato, determina. A metri per andare. Un altro palo, fortunato il portiere. Il calcio sa davvero essere crudele, Pier, sembrava già gol. Invece la palla è andata a sbattere contro i legni. Oh, che sfortuna. Occhio ad Hazard sul primo palo. La parata del portiere che dice di no. Occhio al contropiede qui. Paolo Dybala. Occhio qui alla ripartenza. Potevano sfruttare meglio questa ripartenza. Pallone interessante di Dybala. Traversa, palla ancora in gioco e c'è l'autogol. Brutto errore qui da parte sua. È stato anche sfortunato, non ci voleva. Autogol e la delusione è evidente. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Harry Kane. Buona qui la lettura del difensore. Finisce il primo tempo, i giocatori possono... Vediamo se in questo secondo tempo cambierà qualcosa dopo il dominio assoluto della prima frazione. Grande numero! Fantastico! Cercato il numero, non è riuscito a trovarlo. Harry Kane. Perdono palla banalmente. Dybala. Pallone interessante di Dybala. Attenzione, ecco il gol. Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. Media incredibile per questo attaccante oggi.
praticamente ha fatto centro ogni volta che ha concluso verso la porta avversaria. È in giornata di grazia, viene cercato spesso e si fa trovare sempre pronto al posto giusto nel momento giusto. Interrompe l'azione e concede il fallo laterale. Atebuer. Pallone invitante. Va da Zidane. È tutto solo. Non ha inquadrato il bersaglio per un niente. Da questa era un'occasione da sfruttare, non ci sono altre. Occhio all'errore del portiere. De Gea, palla ancora in... Attenzione! Rete! Hanno sfruttato al meglio l'inferiorità numerica della squadra avversaria e li hanno puniti. Gol che riassume alla perfezione quelle che sono le loro difficoltà, di cui stanno giustamente approfittando. Una partita che fin qui ha visto davvero una sola squadra in campo. Paulo Dybala. Recupero di Sol Campbell. Pallone recuperato senza problemi qui. Efficaci fin qui i passaggi. Attenzione, pericolo! Ecco il gol! Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Ipotizzare una rimonta a questo punto, insomma, è davvero fatta calcio, soprattutto con questi errori da parte del portiere. C'è una sola squadra in campo oggi, come dimostra anche il punteggio. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Occhio al suo movimento, Dybala. Attenzione, De Gea, ma non è finita. Hanno metri a disposizione. Sfuma la possibilità del contropiede, bravi difensori. Occhio all'avanzata. Buono il cross, attento. Palla ancora in gioco. Palla molto interessante. Cristiano allontana il difensore su questo tiro. E sarà ancora angolo. Optano per il tocco corto. Grande recupero, attenzione. Taglia al centro. Può ricevere la posizione interessante. Il tocco dentro. Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena, ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Grande recupero. E c'è il gol. Il pressing ha funzionato. Qui hanno recuperato palla e per il portiere non c'è stato niente da fare. Non si sono fatti sfuggire questo enorme regalo da parte del portiere. L'hanno punito. Il portiere l'ha fatta davvero grossa. Non credo ci siano dubbi su chi vincerà questo match. Bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Palla interessante di Kanté. Pallone gestito male qui. Ottimi i suoi passaggi oggi. Atebuer. Varagna metri. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. È arrivata solo l'ammonizione in questo caso. Sì, e poteva andargli anche peggio. Forse l'arbitro non se l'è sentita di mandarne fuori un altro. Bravo qui a smarcarsi. Attenzione a Jordi Alba. Azione che può diventare pericolosa, occhio. Attenzione a CR7. Deviazione attenzione a Dybala qui. Si alza la bandierina. Tutto fermo, lo scatto era perfetto. Forse, forse con un istante d'anticipo. Aveva gustato l'occasione importante. Aveva fatto conti col guardaline. È tutto fermo. Poteva involarsi verso la porta, ma l'assistente ha ravvisato una posizione di fuorigioco. Milli. Buona l'intuizione qui. Gran palla dentro. Bravissimo qui il difensore che recupera. Harry Kane doveva battersi sulla difesa avversaria e invece sta faticando parecchio fino a questo momento. Ha avuto poche occasioni per lasciare il segno oggi e questo è sicuramente uno dei motivi per cui sono sotto nel punteggio. Ci si aspetta molto di più da lui. Kanté. Sterling supera il proprio, ha spazio davanti a sé. Fondamentale il difensore.
palla di Zidane. Cristiano, palla buona per CR7. Buono stavolta l'intervento del portiere. Si tratta forse della prima parata che effettua oggi. CR7. Gran palla, pericolo. Buono l'intervento. Prova Overmars. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Tocco impreciso, pallone recuperato. Può colpire da lì. Aspetta il momento. Attenzione, occasione! Grande parata di De Gea. E qualsiasi altro portiere avrebbe probabilmente preso gol qui. Non lui. Optano per il tocco corto. Dybala. Occhio a Dybala. Contrasto eccezionale. Possibilità di contropiede, attenzione. Partono in contropiede, c'è spazio. Eden Hazard perde palla. Zinedine Zidane. Dybala, super De Gea. Ha salvato la propria porta con uno splendido intervento. La classe in mezzo a cercare la testa di un De Gea allontana di pugno. Prova a sorprendere il portiere. Un tiro pazzesco, nulla da fare per il portiere. Una botta tremenda. Questa rete conferma le sue eccezionali qualità. Vede la porta come pochi altri. E quando gli lasci quello spazio, il piccolo spazio, lui non esita. Lo si è fatto pregare, ma conclusione di rara potenza e precisione. Aveva spazio davanti a sé, non ci ha pensato. E forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti nella marcatura. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare, Matteo? Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Azione che sfuma. Pallone perso. Dybala. Non può sbagliare da lì. De Gea, palla ancora in gioco. Ed eccolo il fischio finale. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. Vittoria e tripletta personale. Beh, non poteva sperare in una giornata migliore. Sceglie l'appoggio. Dybala. De Gea, palla ancora in gioco. E il pallone entra. Non sbaglia Petit. Ne ha fatti diversi di gol in carriera, il più importante sicuramente.